parliamo questa sera della attraversata dell'uguaglianza. È un tema, è anche una dimensione epocale che sicuramente è entrata e fortemente presente, anche in maniera a volte drammatica, nella coscienza di ciascuno, proprio per l'attualità anche drammatica del nostro tempo, ma che proprio per questa ragione deve anche farci, come dire, scostare a volte dalla tentazione dell'emotività che superficialmente si adagia sugli eventi, anche se da essa scaturisce anche opportunamente, proprio per acquisire una dimensione della valenza storica dei fenomeni con i quali ci confrontiamo. Per parlare della traversata dell'uguaglianza, sono con me Emanuela Rabito, giornalista, quindi una collega che saluto caramente Buonasera. anche doppiamente per questo. Capo redattore della redazione esteri del TG3, quindi non solo il servizio pubblico, ma anche, come dire, una dimensione particolarmente difficile e alta, insomma, della visione del mondo a cui tutti siamo, come dire, tenuti quando ci vogliamo confrontare con questi temi, e quindi che potrà portare la sua esperienza proprio da questa sua postazione professionale privilegiata. E Domenico Leggio, grazie, Buonasera a tutti. direttore della Caritas. Ma non solo direttore della Caritas Iblea, ma con una capillarità e profondità di esperienze anche su una dimensione più vasta. Per esempio, io mi limito un po' a citare dal ricco impegno che si ricava dalla biografia personale, di essere il referente in Sicilia della Conferenza Episcopale Siciliana per i temi Politica sociale. per le politiche sociali. Ma non solo questo, ma poi questo emergerà anche nel corso del confronto. E allora, la Chiaramonte dalle forti radici che si racconta, intanto comincia a raccontarsi con Emanuela Rabito, perché Emanuela Rabito lega profondamente non soltanto il suo nome, ma anche la sua esistenza, la sua dimensione privata e familiare con Chiaramonte Gulfi, perché il padre di Emanuela è di Chiaramonte Gulfi. Allora, partiamo da queste radici, Emanuela. E di mio padre conservo un affetto molto forte per la Sicilia e personalmente sono orgogliosa delle mie origini chiaramontane. Lui, ogni volta che venivamo dal continente, attraversavamo lo stretto, di fronte alla Madonna si commuoveva. E io probabilmente da lui ho conservato anche la passione per attraversare lo stretto in tutti i sensi e forse anche per questo sono qui e ringrazio il sindaco Guerrieri di questo invito. E mio padre, sì, a modo suo era un migrante ha cominciato come apprendista barbiere nel bel salone che mio nonno aveva a Corso Umberto e fra lavate di testa e colpi di forbici conobbe il maestro Nobile, insegnante di musica qui a Chiaramonte. Grazie alle lezioni del suo maestro Chiaramontano, si è aperto per lui un mondo nuovo ed è riuscito a passare dalla gran cassa che suonava nella banda del paese alle feste al violino ed archetto. E per realizzare il suo sogno si è trasferito poi a Napoli per studiare al conservatorio. È riuscito a realizzare questo sogno e ha fatto carriera da Chiaramonte e poi è arrivato nei teatri di tutto il mondo, ha suonato a Rio de Janeiro, a San Paolo, in tournée col San Carlo e ha suonato al Festival di Edimburgo, all'Opera di Parigi e ha superato anche un concorso interno in teatro passando da violino di fila, dove aveva quindi cominciato da zero e diventando primo violino. Lui è appunto riuscito a realizzare il suo sogno anche lavorando sodo. Io mi ricordo che quando si esercitava per ore riponeva sempre il suo violino nella custodia. Una custodia che custodiva anche fotografie ingiallite della Madonna di Gulfi, quindi le sue origini erano molto molto salde, io me lo ricordo finché lui ha potuto suonare con queste fotografie ingiallite.
E abbiamo parlato di sogni, ma quanti sogni si riescono ancora a realizzare qui, insomma, in questo stesso mare, nel canale di Sicilia. La rotta del Mediterraneo è stato stabilito che è la rotta più mortale del mondo per i rifugiati. Da inizio dell'anno sono morte 1.500 persone. E rispetto all'anno scorso, certo di meno, l'anno scorso furono 2.200, ma le partenze furono anche molte di più. E non esistono solamente stretti, gli stretti possono anche assumere la forma di muri. Quanti muri si stanno costruendo in tutto il mondo? C'è anche chi ha provato a contarli. Ha provato a contarli. Un ricercatore statunitense, per esempio, ha analizzato che alla fine della Seconda Guerra Mondiale c'erano soltanto 5 muri. Con la caduta del muro di Berlino nell'89 già erano diventati 15, nonostante quel muro così importante fosse caduto. Bene, adesso i muri che segnano i confini, i muri, sono 70. Tre quarti di questi costruiti negli ultimi 20 anni. A cosa servono i muri? I muri possono essere aggirati e scavalcati, oltrepassati anche scavando tunnel sotterranei, quindi in realtà sono anche delle barriere fittizie. Esistono muri di tutti i tipi, esistono muri anche in Arabia Saudita per fermare le migrazioni, naturalmente. Esistono muri appunto in Arabia Saudita nel deserto. E esistono muri per fermare le migrazioni fra Messico e Stati Uniti. E esistono muri per fermare migrazioni in senso geopolitico, potrei dire, anche in Israele, dove sono stata da poco, in Israele nella striscia di Gaza, dove c'è il muro vergognoso di Betlemme, dove si è fermato anche il Papa. E in Israele, tra l'altro, stanno costruendo fra il territorio israeliano e la striscia di Gaza, addirittura una barriera marina lunga 60 km e a più livelli, uno dei quali passerà anche sott'acqua. E quindi, insomma, la situazione è questa che è. Io posso parlare della mia esperienza e di migrazioni, posso parlare di quelle che ho visto e di quelle di cui mi occupo quasi ogni giorno nel mio lavoro. Sono entrata in Rai nel 92, quando ancora si poteva fare praticantato in azienda. E il mio primo direttore è stato Sandro Curzi, e la mia collega di esame, di concorso e poi di lavoro in redazione è stata Ilaria Alpi. E ho studiato sui libri di Ilaria, lei me li prestò, io vivevo ancora a Napoli, eravamo esaminati in ordine alfabetico lì a Via Teulada, dopo Alpi toccò a me. E naturalmente quello che poi è successo ad Ilaria si sa, e forse anzi non tutto è venuto fuori, chissà. Era difficile diventare inviato all'epoca, Peraltro come... successe appena 2 anni dopo, ecco, nel 94, insomma. Sì, esatto. Era difficile diventare inviato. Lei toccò andare in Somalia, lei padroneggiava perfettamente l'arabo, lo aveva studiato all'Università del Cairo, e io andai invece nella ex Jugoslavia. Nella ex Jugoslavia fra le ceneri dei paesi che nacquero dalla dissoluzione della Repubblica. E in Bosnia, Serbia, Croazia, poi Macedonia, via via. Quando arrivai a Mostar, in Bosnia, dove c'era il famoso ponte, poi dichiarato patrimonio dell'umanità, era crollato da poco questo splendido ponte costruito in epoca ottomana. Era crollato da poco e avevano istituito una passerella provvisoria, poi la ricostruzione è durata alcuni anni, e finché non è stata ultimata nel 2004 addirittura. E a Varaždin, in Croazia, dove sono andata con un'associazione umanitaria, e chiesi ai bambini di fare dei disegni,
L'unica cosa che sapevano disegnare erano carri armati, bombe, mitra, perché era solo quello che vedevano i loro occhi. E a Sarajevo c'era ancora l'assedio. La guerra stava finendo, i serbi si stavano ritirando, la guerra aveva fatto 200.000 morti. Bene, quello che si verificò in quei territori ex jugoslavi fosse l'esodo più massiccio in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si parlò di 2 milioni e 700.000 persone fra sfollati e profughi interni. Ecco, in base alla mia esperienza, fu la prima volta che vidi una marea umana di quelle dimensioni, fra l'altro poi con pericoli, anche dopo che la guerra era passata, delle mine, perché si tornava a riprendere possesso delle proprie case sfidando le mine. Ogni tanto qualcuno, insomma, saltava, qualcuno fu anche, ricordo, un servizio salvato dagli soldati italiani che erano lì di forza nel contingente. Quindi quello fu il primo grosso esodo che vidi. Penso che sia importante per valutare, per meglio interpretare il qui ed ora delle nostre immigrazioni attuali, per valutare e interpretare in modo più lucido anche partire dal passato e fare i confronti anche con altri paesi. Abbiamo detto della ex Jugoslavia, ma se anche diamo uno sguardo al passato e facciamo un flashback, e vediamo quanti di noi, quanti europei, quanti italiani ancora sono andati in passato a cercare fortuna per realizzare le proprie ambizioni oppure anche semplicemente alla ricerca di una vita più agiata. Fra per esempio il 1820 e il 1940 furono 60 milioni gli europei che emigrarono in cerca di fortuna, e a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento furono 16 milioni gli italiani che andarono fra Stati Uniti, Canada, Australia, in particolare l'Argentina. L'Argentina, tra l'altro, so che anche qui nel pubblico di questa sera c'è qualcuno che ha legami forti con l'Argentina. L'Argentina ha veramente dei legami speciali. E io porto la mia esperienza perché in Argentina sono stata diverse volte e una volta, prima di ripartire per Roma, volli provare a cercare sugli elenchi del telefono di Buenos Aires un parente, un lontano parente di mio padre, un cugino, a cui lui era stato particolarmente legato qui a Chiaramonte, finché questo cugino non aveva deciso di emigrare. E bene, dopo una ricerca un po' complicata, riuscii a trovarlo e andai a casa sua. Quello che mi colpì è che prima ancora di essere accolta da sua moglie, i suoi figli, eccetera, fu una enorme gigantografia di questo paese, di Chiaramonte, appesa sui muri di quella casetta. E mi chiedo, chissà che non stia ancora lì. E l'Argentina ha dei legami stretti con l'Italia, possiamo avere dei punti in comune nel passato, nel presente, si cercava appunto anche allora fortuna e intorno alla fine del secolo scorso, per esempio, nella sola Buenos Aires, soprattutto nel quartiere della Boca, su oltre 600.000 abitanti, 180.000 erano italiani. E si emigrava soprattutto dal nord, piemontesi, veneti, liguri, poi il sorpasso da parte del meridione ci fu dopo la prima guerra mondiale e si andava sì a cercare fortuna e qualcuno l'ha avuta ancora adesso e una è addirittura a capo della Chiesa Cattolica e si chiama Jorge Mario Bergoglio, nato nel 1936 a Buenos Aires, figlio di immigrati, esponente della seconda generazione di immigrati e figlio di un piemontese della provincia di Asti, di professione ferroviere, e che tra le prime cose che lui pronunciò nel suo primo discorso scherzò e disse: "Vengo dalla fine del mondo". Eccolo qui il nostro Papa. E vengo dalla fine del mondo.
cioè da quello che era comunque la fine del mondo, il nuovo mondo, no? Il nuovo mondo, ma intanto cosa succedeva nel vecchio mondo qui in Europa? Succedeva che le rotte migratorie erano cambiate. Ma intanto prima di parlare di questo vorrei ricordare, sempre a proposito dell'Argentina, altre cose in comune con il nostro paese e con la nostra situazione attuale. Anche allora c'erano persone che lucravano sulla pelle dei disperati. Anche allora le traversate erano durissime, non c'erano i barconi, le carrette del mare o i gommoni, o addirittura sono state usate barche a vela, yacht in alcuni casi. C'erano i piroscafi, c'erano piroscafi, spesso le condizioni di vita a bordo di questi piroscafi erano oltre ogni limite di tollerabilità. Si moriva per asfissia, si moriva per mancanza d'acqua, si moriva per mancanza di viveri e queste navi, queste imbarcazioni erano sovraccariche. Allora come adesso, potevano trasportarne 1.000, ma ne trasportavano a volte 300, 400 in più. E era un problema talmente sentito, si parlava appunto di 16 milioni di italiani a cavallo fra l'800 e fine 800 e inizio 900, che uno scrittore, autore del più famoso Cuore come il mondo di Amicis, scrive un libro dedicato alla tragedia dell'immigrazione italiana sull'oceano. Qual era la tragedia? Quale fu una delle tragedie italiane dell'immigrazione? Quella del Matteo Bruzzo. Il Matteo Bruzzo era un piroscafo che salpò da Genova nel 1884, sovraccarico naturalmente, e con appunto condizioni igieniche molto, molto precarie, potrei dire un eufemismo. E dopo l'attraversamento dello stretto di Gibilterra, una volta sull'oceano, si cominciarono a notare a bordo dell'imbarcazione segni di colera. Si incominciò a manifestare il colera e per salvare chi era a bordo, per risolvere questa situazione, il comandante della nave che era diretta a Buenos Aires, cercò il porto più vicino, che era quello di Montevideo, in Uruguay. Chiese il permesso di entrare nel porto di Montevideo. Dovremmo avere una foto, non so se riusciamo a averla, è una foto antica. E chiese il permesso di entrare a Montevideo, in Uruguay, nel porto. Il permesso fu negato. Il comandante, per salvare i suoi passeggeri, quasi tutti italiani, nostri connazionali, entrò lo stesso nel porto di Montevideo, la nave fu presa a cannonate, a colpi di artiglieria. Ci fu una strage, 20 persone morirono, fra cui diversi bambini. E non fu la sola tragedia di questa nave del Matteo Bruzzo, ho citato il Matteo Bruzzo, ma ce ne furono altre. E, in almeno altre due occasioni la stessa nave arrivò a destinazione e con cadaveri a bordo. Ma intanto torniamo ai giorni nostri. Cosa era successo? Abbiamo parlato di Bergoglio che ha detto, quando appunto si è insediato, vengo dalla fine del mondo. Nel nuovo mondo stavano succedendo altre cose, le rotte migratorie, molte delle quali durano ancora oggi, e si stavano modificando. C'era stato il boom economico degli anni 60. La rotta del Nord Africa, a cui assistiamo anche adesso, inizia proprio negli anni 60, quando nel centro e nord Europa c'è bisogno di manodopera. Allora spagnoli, italiani, greci si spostano lì e anche dal Nord Africa marocchini, egiziani, tunisini, algerini. La rotta del Nord Africa non fu la sola, poi inizia la rotta est-ovest con la caduta del muro, abbiamo parlato anche prima di muri, la caduta dei regimi comunisti, milioni di persone si riversano in Europa e nel solo 1989 si riversa oltre 1 milione di persone, cominciano ad arrivare in Europa perché nell'Europa che non faceva parte di quel blocco lì, e attratti da questa Europa che non si erano mai sognati.
loro si trovarono improvviso la miseria in casa e le porte aperte. La situazione dell'est-ovest, la rotta migratoria est-ovest, continua ancora adesso e ancora di più. Prima, con un balzo, con l'ingresso nell'Unione Europea nel 2004 di 8 paesi, e nel 2007 di ultimi in coda, fanalino di coda, Bulgaria e Romania. E migranti di vario tipo, però. Anche in questo dovremmo essere attenti anche a usare le parole. C'è un libro di un'attrice francese, Marie Cardinale, Le parole per dirlo. Bisogna anche, secondo me, essere attenti a usare queste parole perché spesso usiamo le parole migrante, rifugiato, profugo come se fossero dei sinonimi intercambiabili. E non è così perché. C'è un uso strumentale che dietro a queste parole, se usiamo pro-migrante, per esempio, usiamo una categoria generica per definire una persona in transito, molto così genericamente. Questo un po' ci sottrae dalle nostre responsabilità, perché è come se fosse sospesa questa persona migrante, tanto è di passaggio. È giusto, è corretto, è opportuno dare un aiuto. È un migrante di passaggio, andrà via. Rifugiato invece è una categoria precisa giuridica dove è stata applicata la Convenzione di Ginevra, gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato, ma poi via via la protezione internazionale riconosce non solo lo status di rifugiato, ma anche la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria, vari tipi di protezione. E esiste poi la parola profugo, che secondo me è meno usata di quanto si dovrebbe perché indica bene il carattere forzato degli esodi di massa come quelli a cui assistiamo. Quindi, insomma, bisogna stare attenti alle parole in questo senso. E esodi di massa come quello siriano, ma di questo poi parleremo dopo. Bene, allora grazie intanto ad Emanuela Rapito, con la quale torneremo tra un po'. Ora parliamo con Domenico Leggio. Sono tanti gli spunti che Emanuela ci consegna attraverso così, questo spaccato che proviene anche dalla sua esperienza diretta, ecco, di profonda conoscenza del fenomeno, perché parlare di esteri, cioè parlare della realtà del mondo, significa parlare comunque di un progetto migratorio permanente, perché ciò è l'essenza stessa anche dell'indole dell'uomo e della sua civiltà, insomma, come tratto costitutivo. Del resto l'umanità fino al Medioevo era prevalentemente nomade. Poi, del resto, se la specie umana è unica nel pianeta, credo che lo si deva proprio a queste spinte migratorie, perché altrimenti in alcuni compartimenti stagno, non comunicanti tra di loro, avremmo specie diverse, invece abbiamo un'unica specie umana, quindi è comunque di per sé un fattore di arricchimento anche sotto il profilo, come dire, della qualità genetica, ce lo potrebbero dire gli scienziati, ma anche poi sotto quello della organizzazione umana, sociale, e quindi però questa coscienza ci manca. Ma prendendo spunto da ciò che ci diceva Emanuela, tuffiamoci subito sul presente per capire. Perché ciò che dovrebbe sembrare naturale, ovvio, nella lettura dei fenomeni sociali dentro i quali si svolge la vita di ciascuno, invece diventa una cosa così difficile? Proprio utilizzando le testimonianze di Emanuela, ma insomma sono cose che anche noi possiamo riscontrare, fenomeni migratori, progetti di migrazione da parte dell'uomo ci sono stati, con entità e forme diverse nei vari contesti storico-geopolitici. Abbiamo visto come noi stessi, come dire, e anche coloro che tra di noi magari oggi sono preoccupati, diffidenti e quindi diventano perfino, insomma, come dire, cattivi o reattivi negativamente rispetto a queste cose, cioè provengono da storie che li hanno visti dall'altra parte. Diceva Emanuela come per esempio quella ondata migratoria che dall'Italia portò verso l'America e il Sud America riguardò più i settentrionali che i meridionali d'Italia. I piemontesi andarono in Argentina, i veneti, ma proprio a milioni andarono in Brasile,
Eppure, come dire, quei veneti, quei piemontesi, quei lombardi, magari sono coloro che appena qualche decennio fa, insomma, hanno avuto l'atteggiamento che hanno avuto rispetto, per esempio, alla migrazione interna che veniva dal sud. E potremmo dire dell'emigrazione, come dire, italiana in Africa, al contrario, alla fine dell'Ottocento, e citare tante altre esperienze. Quindi, perché ci viene così difficile, come dire, staccarci dall'egoismo del presente per avere una coscienza storica un po' più unitaria e anche intellettualmente più onesta? Solo consentimi un ringraziamento al sindaco e all'amministrazione, perché inserire nel programma estivo di un'amministrazione questo tema significa essere coraggiosi, no? Perché oggi c'è qualcuno che non vuole che si parli, si discuta, si dibatta su questo tema, no? E quindi ovviamente un ringraziamento anche attraverso il padre Giuseppe, che ha fatto da ponte su questa possibilità, perché oggi bisogna parlare, affrontare questo tema, anche quando qualcuno volesse, dirci di non parlarne, dobbiamo parlare perché è un tema che ci riguarda. Ma io sono convinto che molto, tornando un po' a quello che tu mi chiedevi, è legato come dire, alla paura del diverso, no? Alla paura di colui che ci può togliere qualcosa, rispetto anche ad un'azione mediatica che ci contrappone, no? Che ci vuole divisi, che ci vuole proprio contrapporre. Questo è quello che vediamo nell'ultimo periodo, no? Perché tu citavi i piemontesi, i veneti, quindi l'emigrazione interna, no? Ma fino a qualche anno fa qualcuno non voleva, che l'Italia fosse unica, no? E adesso invece soltanto negli ultimi 6 mesi colui da cui bisogna difendersi è l'immigrato, no? Che ci invade, che toglie lavoro, che toglie serenità, che ci mette in pericolo. E quindi questo poi è quella parte nostra di egoismo che non ci fa essere lucidi, razionali, perché Chiaramonte Gulfi, per tornare anche al territorio, in questo momento ha 745 residenti come persone immigrate, ovvero il 9% della popolazione. Qualcuno dice e pensa che sono molto di più. Ma i residenti, quindi coloro che hanno deciso di fare un progetto di vita su questa comunità, sono 745, che vede la prima comunità gli rumeni, probabilmente anche perché si sono dedicati negli anni anche a preoccuparsi dei nostri anziani, no? Di chi in questo momento soffre e magari non ha una rete familiare o un'assistenza adeguata. Poi ci sono i tunisini, ci sono gli albanesi, c'è una piccola quota che sono 28, i gambiani, ma su questo ci sono anche i responsabili di progetti di accoglienza per rifugiati, oltre che di seconda accoglienza di casa, anche a mettere appunto e a investire nel nostro territorio. Quindi c'è questa difficoltà di vedere l'altro, il diverso, che in questo momento è soprattutto concentrato sull'immigrato, come ecco, qualcuno su cui difendersi, no? Come una minaccia. E questo non va bene. Abbiamo citato Papa Francesco, noi siamo per l'accoglienza, ma noi come cristiani, ma voglio dire, è una cosa che ci appartiene e che in qualche modo anche il parlarne dovrebbe permetterci che nessuno abbia da dire, come mi è capitato proprio l'altro giorno in un ospedale, ma questo che viene dal Senegal, che sta impazzendo, alla mia domanda al medico, dottore, ma cosa possiamo fare? Dice, ma guardi, dottor Leggio, l'unica cosa è rimandarlo nel suo paese. No, dottore, io nel suo paese non glielo rimando così. Io voglio che lui torni nel suo paese con un progetto di vita. Dobbiamo aiutare i paesi a svilupparsi, tutto ciò che gli stiamo continuando a togliere, a restituirlo, e rimando questa persona, lo rimando lì con un progetto di vita, semmai. Perché
non perché è andato di testa, lo rimando nel suo paese d'origine. Non è questo, è una persona. E di questi casi ne potremmo raccontare tanti. Quindi il problema è smuovere le coscienze e riappropriarci del nostro cuore e non di ciò che la nostra pancia tutti i giorni sente, questa forma di anche razzismo strisciante, perché il dire ma io non sono razzista, però ecco, queste mi preoccupano. Io lo dico anche alle nostre comunità parrocchiali, ci mancherebbe, no? Queste affermazioni mi preoccupano perché sono gli indicatori che qualcuno vuole mettere alla porta qualcun altro e che adesso è l'immigrato, che domani è colui che non ha un'abitazione, che domani mi permetto di insultare una donna sull'autobus immigrata col passeggino nuovo e dico: ma tu quel passeggino dove l'hai rubato? Come se qualcuno potesse dire a quella donna che probabilmente vive una situazione dentro le mura perché conosciamo di grande sofferenza, ma di grande rispetto e di dignità. E quindi a nessuno va permesso di insultare nessun'altra persona umana. L'esperienza della Caritas su questo fronte, su questo terreno, quale idea, come dire, anche per un futuro non immediato, ecco, suggerisce per questo deficit di coscienza nella lettura lucida della realtà? Perché fa impressione che molto spesso questi atteggiamenti, anche in buona fede, di diffidenza, di sospetto, di sfiducia, se non di vero e proprio antagonismo, cioè, provengono, come dire, da persone che invece hanno molto in comune con questo presunto pericolo, sotto il profilo dell'essere, come dire, poveri quasi come loro, di vivere il disagio quasi come loro, anche se magari possono essere, come dire, i penultimi in una scala sociale in cui magari questi immigrati che si respingono siano gli ultimi. Cosa ci impedisce di essere liberi nella lettura della realtà? Ma guarda, il sindaco poco fa diceva dell'investimento sull'istruzione, c'è cioè un filosofo cinese del IV secolo a.C. che dice: se vuoi progetta un anno, semina il grano, se vuoi progetti a 100 anni e più, investi sull'istruzione, no? E questo poi è la chiave di volta, cioè investire sull'istruzione, sulla cultura, a partire dai piccoli, perché in questo paese, in questa città, un bambino su 6 che nasce è figlio di immigrati. Anche questo contribuisce a, come dire, a equilibrare, anche se ancora è lontano, il dato sugli anziani, no? Perché i nostri dati del nostro osservatorio ci dicono che il 14% dei bambini e degli adolescenti nelle scuole sono immigrati. No? E alla domanda che i docenti fanno poi ai bambini, ma di che colore, quanti sono quelli con la pelle bianca? Alzano la mano. Quanti sono quelli con i capelli scuri? Alzano la mano. Alla domanda quanti sono italiani? Alzano la mano tutti i bambini, anche quelli che in verità non sono cittadini italiani. Quindi questo accomuna, per cui l'investimento sulla parte della cultura, dell'istruzione e dello stare agganciati alla realtà senza sparare, ecco, situazioni strambalate, secondo me aiuta una comunità a crescere progressivamente. Può essere alla base, tra le cause di questo atteggiamento collettivo, c'è cioè una responsabilità, come dire, di un certo meccanismo mediatico tutto giocato sulla compulsività emotiva dell'attualità, dell'istante che scorre. Ma se anche fosse così, per esempio, anche l'attualità di tutti i giorni ci consente degli spunti importanti. Oggi è il giorno dell'anniversario di Marcinelle, che è una delle grandi tragedie comunque della emigrazione, in questo caso italiana del sud, soprattutto in Belgio. Ma per esempio, è di appena 1 o 2 giorni fa, insomma, la vicenda della strage dei lavoratori agricoli, insomma, in Puglia, nel Foggiano, scatta anche lì un'onda emotiva che sembra indirizzata, come dire, verso la giusta lettura della realtà, che però poi si perde e poi prende di nuovo il sopravvento questa paura. Sì, continua assolutamente. Poi, fra l'altro, questo del Foggiano ci tocca sul
da vicino perché per fortuna uno dei ragazzi dell'incidente di sabato si è salvato, che conosciamo, che è seguito, che è stato seguito anche da noi, quindi anche questa immigrazione ed emigrazione anche in altre zone, no? Quindi è stato qui a Ragusa, ha lavorato anche qui a Ragusa, che si trova lì e che per fortuna si è salvato. In verità, ecco, è quello che dicevo poc'anzi. Noi abbiamo una memoria forse corta, no? Il non legare anche quello che ci ricordava Manuela, il non ricordare la storia e fermarci solo all'oggi, a quello che mi arriva, ecco, come emozione, preso dalle difficoltà, dalla crisi, dalla povertà, dall'assenza di lavoro, dal fatto che anche negli ultimi 3 anni 103 persone hanno lasciato Chiaramonte, no? Per fare un progetto di vita, quelli registrati all'anagrafe, no? Che continuano a lasciare, ma altri per fortuna decidono di rimanere e di rientrare, no? E allora questa memoria corta del non pensare al passato, ai nostri che sono andati e che sono stati accolti, a chi arriva qui e vuole mettere un progetto di vita, e basarci semplicemente sulla parte, ecco, della preoccupazione che ci tolgono qualcosa, questo non ci fa crescere. Bene, grazie a Domenico Leggio. Riprenderemo questo tema, ma io torno ad Emanuela Rabito, intanto perché proprio sulla esperienza che lei ci offriva poc'anzi vorrei così innestare una domanda che probabilmente così questa lunga esperienza ha già, ecco, le risposte. La traversata dell'uguaglianza, come dire, è ovviamente un'aspirazione, una meta, un'utopia, un punto di arrivo immaginifico anche nella coscienza, nella mente di una o di gruppi di persone. Ma poi ovviamente si scontra con questa realtà che stiamo appunto rappresentando. Perché poi c'è il momento, come dire, se anche ci fosse l'accoglienza migliore possibile, c'è anche quello dell'integrazione, che è forse, come dire, il percorso ancora più difficile. Da Sì. questo Sì. punto di vista, la tua esperienza, quali indicazioni ci può dare? Io ho dei modelli di integrazione che conosco e di cui voglio parlare dopo a Roma, ma vorrei un attimo collegarmi col suo discorso, la strage di Foggia dei migranti, eccetera, e anche quella di pochi giorni prima. E migranti economici, una parola a cui, sempre tornando alle parole, qui si tende a dare un po' un valore negativo, ma in fondo siamo tutti un po', no? Migranti economici all'interno del nostro paese. Sono stati citati anche i chiaramontani che sono andati via. Pochi giorni fa sui giornali c'erano i dati degli italiani che hanno lasciato il paese. E questi paesi sviluppati hanno in fondo bisogno di queste masse di persone vulnerabili e ricattabili. La spinta mediatica, ahimè, io faccio parte di questa spinta mediatica, ma ecco, insomma, mi colloco più sul piano estero. Sento però anch'io come sono presentate certe volte le cifre degli afflussi in Italia. Si tende a parlare di un'invasione, ma non è un'invasione. Vedendo le cifre, guardando, ricordando un po' queste cifre, si sentono, si ascoltano, poi si dimenticano. Fermiamoci un attimo, nel 2016 sono stati 40, la percentuale di rifugiati riconosciuti è quella del 40%, non è un'invasione. I rifugiati riconosciuti sempre nel 2016 in Italia erano 131.000 su una popolazione di 60 milioni di abitanti. La Svezia ha un sesto della popolazione italiana, a 10 milioni, ne ha accolti più di noi, rifugiati riconosciuti, 180.000. Per cui non parliamo di invasione sicuramente. Certo, l'Italia è al centro del Mediterraneo, è la frontiera sud dell'Unione Europea, servono politiche lungimiranti di integrazione e di inclusione. E parlavamo appunto di questo, di politiche e di modelli. Servono questi modelli perché ormai
Non è che si può tenere il mondo fuori dalla finestra. Tu hai citato prima le origini della specie. Noi veniamo dall'Africa equatoriale. Meno male che c'è come prerogativa della specie umana quella del movimento. E un movimento ancora più frenetico in tempi di globalizzazione. In tempi di globalizzazione, di abbattimento delle frontiere, di libero movimento di merci, capitali e persone e informazione. Siamo un mondo interconnesso più che mai, che dà luogo a osmosi, ibridazioni, abbiamo visto in passato. E a proposito di connessione, guardiamo questo signore che tutti conoscono, il padre della Apple, Steve Jobs. E poi vediamo un'altra immagine con un altro signore accanto che si chiama Abdul Fattah Jandali. Chi è Abdul Fattah Jandali e perché stanno insieme? Qualcuno si chiederà, perché pochi lo sanno, ma sono padre e figlio. E lui è un immigrato siriano, a sinistra, Abdul Fattah Jandali, e l'altro è il figlio, Steve Jobs. Il cognome Jobs non è il suo, era il cognome del padre adottivo, perché la famiglia della madre del fondatore della Apple era molto cattolica, una famiglia molto conservatrice, e che sposasse un musulmano, come l'immigrato siriano che vedete nella foto, all'epoca era studente in America, e non se ne parlava proprio di sposare un musulmano. Certo, erano altri tempi, allora era il 1955. Adesso, dalla Siria, lui era riuscito a fuggire per fortuna senza rischiare la vita a bordo di un gommone. Adesso si è fuggito dalla Siria, non comodamente, come a quei tempi, ma appunto rischiando la vita. Ricordiamo tutti le immagini del piccolo Aylan riverso sulla spiaggia, ma c'è un altro siriano che io vorrei ricordare qui con immagini diverse, e si chiama Ahman, e ha scritto questo bestseller, un libro diventato un bestseller che consiglio a tutti, si chiama Il pianista di Yarmouk. Bene, questo signore, questo siriano di 29 anni, cosa fa? Si mette a suonare il suo piano fra le rovine del suo quartiere, alle porte di Damasco, appunto Yarmouk, sfidando le bombe del regime di Assad e l'ira degli integralisti. Gli integralisti gli distruggono il pianoforte e lui si mette a suonare con una pianola. Ora, migrante, è riuscito ad andare in Germania, appunto ha scritto questo libro molto bello, e racconta, ho cercato di spiegare ai tedeschi, a tutti, perché sono fuggito io, però hanno ancora paura di me. Nessun continente si salva in epoca di globalizzazione. Prendiamo, per esempio, torniamo in Sud America, prendiamo il Venezuela. Anche lì c'è una crisi di migranti economici, una crisi clamorosa. Nei 2200 km di frontiera che separano il Venezuela dalla Colombia c'è un flusso continuo di persone che scappano dal Venezuela, eppure il Venezuela è un paese che galleggia sul petrolio, è uno dei principali produttori di petrolio. Pensate che un pieno di benzina costa meno di questa bottiglietta d'acqua. E qualcuno penserà a trasferirsi lì, ma non è consigliabile perché si cerca il cibo fra i rifiuti. Manca di tutto. L'inflazione ha raggiunto livelli record di oltre il 41.000%. Il presidente Maduro è scampato da poco a un presunto attentato, ha promesso di introdurre una nuova moneta, il Bolivar sovrano, il 20 agosto, quindi fra 10 giorni, un bolivar che conterrà nella moneta 5 zeri in meno, una misura un po' cosmetica, il meno che si possa dire, per risolvere le difficoltà del paese. Il salario minimo in Venezuela, da cui appunto si fugge, c'è questo flusso di migranti, il salario minimo in Venezuela è di 5 milioni di bolivar,
non riescono a comprare neanche questa scatoletta di tonno. Una scatoletta di tonno in Venezuela costa 6 milioni di bolivar. E per concludere con la musica, appunto, c'è un'ultima foto che volevo mostrare. Come in Siria, il pianista di Yarmouk, c'è cioè questo, non a caso, un violinista, si chiama Willy Arteaga, che ha sfidato il regime, ha sfidato la repressione della polizia, suonando il violino nei lunghi mesi finché anche lui non è riuscito a emigrare. È stato nel carcere di Caracas picchiato e torturato. Parlavamo però, non voglio non risponderti, parlavamo di modelli di integrazione. Io nel mio piccolo ne conosco due a Roma e chissà che magari un domani non possono essere trapiantati qui. Uno è stato progettato da un'associazione che si chiama Roma Altruista. Chissà che un domani non ci possa essere una Ragusa altruista, un Chiaramonte altruista, Comiso altruista e così via, per l'entroterra siciliano e non. Questa associazione, a cui anche ho partecipato e che conosco da vicino, ha ideato una serie di iniziative, fra cui una che si chiama Benvenuti a Cena. Parlavamo di modelli di integrazione e di inclusione. Di paura del diverso, no? Abbiamo evocato prima, abbiamo parlato. Ebbene, Benvenuti a Cena, per esempio, è un'iniziativa che sembra molto, così, molto, è molto semplice, ma è molto efficace. Consiste nell'organizzazione di cene fra piccoli gruppi misti di persone. Ci sono quattro italiani, quattro stranieri e poi c'è un padrone di casa. Il padrone di casa mette a disposizione la propria abitazione dei partecipanti e tutti i partecipanti, parliamo di numeri piccoli, però magari è dal piccolo, no? Dalle piccole cose che possono nascere le grandi. E ci sono quattro italiani e quattro stranieri, e poi c'è questo padrone di casa che mette solo a disposizione la casa. Ecco, gli italiani e stranieri devono portare i piatti tradizionali. Quindi ci sarà un romano che porterà, non so, cacio e pepe, l'amatriciana e quant'altro. E io personalmente ho assaggiato delle bibite della Costa d'Avorio, buonissime, e delle insalate del Gambia, a proposito di Gambia, e si fa conoscenza e attraverso questo aggregante che è il cibo. Una cena, è un rituale di amicizia, ci si conosce, si mettono via le paure dello straniero, e si fanno domande, si ascolta e si stempera in questo clima di condivisione ogni tensione. Certo, sono piccoli esperimenti. Un altro piccolo grande esperimento a Roma è ormai, diciamo, decollato, è l'orchestra di Piazza Vittorio, che forse qualcuno conoscerà. L'orchestra di Piazza Vittorio nasce da un'iniziativa di intellettuali, operatori culturali, artisti, di creare questa orchestra multietnica, ma inizialmente era nata un po' come iniziativa per valorizzare il rione Esquilino. Il rione Esquilino a Roma, dove la minoranza etnica era quella italiana. E hanno messo insieme persone da tutte le parti del mondo che abitano a Roma, quindi a proposito di progetti, no? Che hanno un progetto di restare nella città, nato anche da una autotassazione dei cittadini che ha creato posti di lavoro e permessi di soggiorno. E raggruppa una trentina di persone, induisti, musulmani, cattolici, ebrei e atei. Che riescono a uscire tramite questa idea, questo progetto che poi si è fatto concreto, riescono a uscire dalle loro condizioni di emarginazione culturale e sociale, scappano, vengono da regimi di varia natura e sono carichi di nostalgia per i loro paesi, molti hanno un passato da dimenticare, c'è chi vive suonando e chi vive invece lavando i vetri ai semafori, chi non conosce, non sa leggere uno spartito, chi invece è diplomato al conservatorio, e chi non parla italiano e chi no.
E non si sposano solamente le lingue e gli strumenti in questo progetto, ma ci sono stati anche matrimoni misti, bambini di un nuovo colore. E queste sono due possibilità, chissà appunto che non possano prendere i piedi anche altrove. E tanti spunti anche questa volta, Emanuela, così con una battuta mi veniva da dire, insomma, all'Esquilino c'è il Viminale, no? Quindi quella minoranza di Sì, italiani corrisponde con la sede del Viminale, ci insomma, ecco, sarebbe poi magari. da dire anche su questo, perché il Viminale tra l'altro ha pubblicato i dati ultimamente dei flussi, delle ricollocazioni. Ecco, sarebbe interessante vedere anche le ricollocazioni dei famosi paesi del patto di Visegrad, no? A cui sono particolarmente vicine alcune parti delle istituzioni. I paesi del patto di Visegrad, ricordiamolo, sono Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, tra l'altro in questo frangente aiutati e coadiuvati dall'Austria, che fra l'altro dovrebbe dare il buon esempio in quanto presidente di turno del semestre europeo. E, bene, questi paesi del patto di Visegrad, per esempio, non hanno accolto nessun rifugiato in Italia, in quanto per quello che riguarda la ricollocazione, zero. Molto di più la Germania, naturalmente, i cosiddetti paesi volenterosi, ma certamente questi paesi che avrebbero potuto e dovuto forse fare qualcosa in più, non l'hanno fatto. Bene, Emanuela, quello che dicevi poc'anzi, l'accenno al Venezuela, ci poneva anche una questione di fondo che non riguarda ovviamente solo il Venezuela, quella ricchezza anche spropositata di risorse naturali, in questo caso il petrolio, ci dimostra una cosa, che nel pianeta qualunque territorio è potenzialmente ricchissimo di risorse naturali, a parte delle eccezioni, può essere, non so, il deserto o qualche altra langa. Ma per il resto, dove c'è povertà, è una povertà prodotta dalla pessima coscienza, dal pessimo esercizio del bene comune, scarsamente condiviso, diciamo, tra la comunità, e a causa anche ovviamente delle pratiche oppressive di poche oligarchie che si approfittano di questo. Ma questo tratto comune, che ovviamente è più forte laddove c'è maggiore povertà, altro non è che la proposizione plastica di una vicenda anche degli ultimi secoli che hanno portato soprattutto i paesi più ricchi dell'Occidente a depredare sostanzialmente, anche colludendo poi con i poteri criminali anche politici che hanno animato e sostenuto le dittature, cioè questo tipo di processo. E queste cose che ovviamente sono, come dire, materie elementari di analisi storica, in effetti non entrano spesso nella coscienza del dibattito politico. Solo qualcuno, magari ogni tanto, come dire, chiama le cose con i loro nomi. Ecco, io tra questi pochi annovero Bergoglio, Papa Francesco, insomma, qualche giorno fa è stato colui che ha saputo mettere al centro del dibattito questa radice storica come causa dei mali rispetto al bla bla del dibattito politico in superficie. Ma sì, poi peraltro lui viene accusato, Papa Francesco, magari di diventare l'economista di turno, no? E quindi perché si spinge a fare delle riflessioni che vanno proprio su questa direzione. È un problema di maldistribuzione di ricchezza e di ricchezza anche nel nostro territorio che si concentra sempre di più nelle mani di pochi. Cioè, anche nella nostra provincia, dagli ultimi dati del nostro osservatorio che abbiamo fatto, noi abbiamo 8 super ricche della nostra provincia in cui il reddito pro capite di queste famiglie si attesta a 50.000 euro al mese, no? E anche di più. Quindi questo è un grosso problema di povertà che il nostro territorio vive. Cioè anche qui, ecco, la ricchezza si concentra sempre di più nelle mani di pochi a discapito degli altri, no? E quindi quello che è il principio poi del bene comune, della solidarietà, dell'uguaglianza ti viene meno. E per questa ragione poi il discorso dei viaggi della speranza, no?
Nessuno potrà affermare, io l'ho già da tanto tempo che lo dico e lo confermo, nessuno potrà bloccare i migranti economici, i profughi, nessuno li potrà bloccare, tant'è che la dimostrazione è nei fatti concreti, iniziano le piccole imbarcazioni, ti arrivano sotto costo e poi le tragedie delle persone che perdono la vita a Scicli, a Playa Grande, a Lampedusa, ti arrivano nelle piccole imbarcazioni. Nessuno potrà fermare questo esodo perché noi abbiamo rubato a quei paesi e quindi loro bussano alle nostre porte per venirsi giustamente a riprendere quello che qualcuno gli ha portato via. E quindi anche, ecco, Emanuela, diceva, ecco, su quelli economici, ma chi è quel genitore? Io sono genitore di due ragazzi, ma chi sono quei genitori, quel papà e quella mamma che mette sull'imbarcazione un proprio figlio o che manda con altri pseudoparenti i minorenni in un altro paese per scappare e per evitare che sia arruolato dalle milizie? Ma chi è quel genitore? Tra di noi c'è un genitore che manderebbe il proprio figlio minorenne in un altro paese senza sapere, semplicemente sperando che possa avere un futuro migliore? Ma chi è quel genitore? E questo continua, rischiando la vita, non sapendo neanche cosa e dove andrà. Anche su questo, la prima cosa che anche le famiglie dei corridoi umanitari, che come diocesi abbiamo accolto in abitazioni messe a disposizione da alcune parrocchie, dalla diocesi stessa, quindi delle famiglie che hanno evitato la traversata, grazie a Dio, che sono arrivati in aereo, quindi presi dai campi profughi, individuati lì e portati nel territorio italiano, noi ne abbiamo accolti 15. Anche tra queste famiglie la prima cosa che ci chiedono, arrivate a Ragusa, è il cellulare per chiamare le famiglie, perché è da 5, 6, 7, 8 anni che non sentono i genitori, la mamma, il fratello. Quindi a nessuno è consentito dire: ma perché chiedono il cellulare? Perché hanno quel cellulare all'ultimo grido? Poi chiaramente ci sono le eccezioni, eh? Ma la prima cosa che ci chiedono per noi è il vestito, fargli trovare il cibo. La prima cosa che ci chiedono è il contatto, di avere un cellulare, un contatto con le famiglie, con le persone che non sentono da anni. Ma voi pensate qual è il dramma di queste persone, cosa si portano? E quindi inviterei qualcuno a prendere il caffè, oltre alle cene che Emanuela ci diceva, il caffè con le nostre famiglie eritree, somale. Che non è un caffè di 3 minuti, 2 minuti al bar, è un caffè in cui bisogna sedersi e stare con loro a parlare per mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, attorno a quello che è appunto il caffè, il cibo, i nostri e i loro piatti, il rispetto della nostra cultura, il rispetto della loro cultura. Ecco, tutto questo è integrazione, che noi facciamo anche attraverso i percorsi nelle scuole, in alcuni gruppi giovanili. Questi sono i veri percorsi dell'integrazione, cioè incontrare la persona, stare accanto alla persona e non andare addosso alla persona. C'è un'esperienza di successi e di fallimenti nei tentativi e nei percorsi di integrazione che ci può dare anche un insegnamento per il futuro su cosa sia meglio perseguire rispetto invece ai fattori di criticità rispetto a questo obiettivo? Ma certamente il fatto che non tutto è scontato e non tutto è dovuto, no? Questi sono poi i temi su cui ci si scontra. Cosa voglio dire? Cioè, prima di tutto i diritti innegabili, cioè ogni persona ha dei diritti su cui ognuno di noi, anche su questo, deve aiutare tutti a crescere in questa direzione. Delle cose appunto su cui investire è l'integrazione, l'abitazione, il lavoro, lo stare accanto alle persone che soprattutto che soffrono, la scelta dei preferenziali tra
dei poveri tra i più poveri, i più disagiati, tra coloro che rischiano la vita o l'esclusione sociale, e certamente inventarci dei percorsi di vita che vale per tutti, immigrati, italiani. La cosa che non aiuta è la diffidenza, sì, questo, Angelo, è una cosa su cui bisogna lottare, cioè la diffidenza e i pregiudizi non aiutano nessuno, non aiutano neanche noi, non aiutano neanche i migranti, che poi appunto è, tutto si ruota nei rapporti, nelle relazioni. E l'altro punto su cui non dovremmo cadere è quello di rappresentare le realtà che non possiamo permetterci di rappresentare. Cosa voglio dire? Cioè, noi abbiamo dei limiti anche di risorse, e quindi è opportuno che le persone sappiano che abbiamo questi limiti e che insieme però possiamo diventare una risorsa per tutti. Quindi questo credo che sia un altro passaggio molto importante. Cioè, abbiamo delle risorse limitate e che però insieme possiamo valorizzare a costruire dei percorsi che aiutano tutti. Questa diffidenza si fonda abbastanza sul pregiudizio, sulla stupidità anche del pregiudizio, ecco, illuminante un po' il riferimento che faceva Emanuela, insomma, a Steve Jobs, così almeno un po' tutti sappiamo di quali storie parliamo, proprio perché evocandole in questo immaginario collettivo poi possiamo anche applicarle alla realtà banale e di routine di tutti i giorni. Sì, questa è la cosa che riscontriamo tutti i giorni, oggi più che mai, cioè in questi mesi queste diffidenze, questi pregiudizi aumentano a dismisura. Guardate, anche all'interno delle nostre comunità parrocchiali, non solo nelle strade, eccetera, questa è una cosa su cui dobbiamo investire molto, cioè fare in modo che a nessuno sia permesso di trattare male altri e che di argomentare. Cioè, io ho dato qualche numero stasera volutamente perché bisogna argomentare. Poi c'è chi magari ci dice: ma questi dati dove li avete presi? No, Emanuela citava dei dati, ma anche sono dati da fonti certe, quindi a nessuno è permesso dire non è vero, ve li state inventando voi, sono fonti certe che qualcuno magari vuole disorientare mettendo anche lì sempre altri argomenti. No, partiamo da circostanze, da dati reali per costruire il futuro, e questo spetta a ciascuno di noi, cioè chi siamo e chi ci siamo stasera avuto occasione e opportunità di dedicarci questo tempo deve riflettere, ma non perché deve convincere un altro che io sono più buono, non è questo il motivo. Dobbiamo riportare la verità nelle cose, la verità, la giustizia, la distribuzione equa delle ricchezze, il rispetto reciproco che appartiene in modo brillante alle nostre comunità del meridione, alla nostra città di Chiaramonte, di tutti i comuni della nostra provincia. Quindi a ognuno di noi spetta questo grande compito di superare, ecco, alcune barricate, alcuni piccoli muri evidenti e alcuni che vanno sotto traccia o sotterranei, come ci ricordava Emanuela, ma che sono nel nostro vissuto quotidiano. E quindi noi abbiamo una grande responsabilità, non facciamoci trascinare in detti comuni o in luoghi comuni come fanno altri, ma sempre la verità rispetto ad alcune cose, ecco, che vogliono negare quella verità ma che non appartengono alle nostre comunità. Bene, grazie a Domenico. Allora andiamo a concludere. Emanuela, così un pensiero finale che io intanto faccio precedere così da una riflessione che ci riporta al punto di partenza, ecco, le radici e il valore delle radici. Siamo partiti, ecco, dalle tue radici, papà di Chiaramonte, ho scoperto anche il nonno di Chiaramonte, questo barbiere musicista, insomma, che sicuramente, come dire, sì, ha dato anche una svolta, ha impresso anche così una linea anche, sì, alla esperienza di vita anche tua. Ecco,
Con la tua esperienza, come dire, di conoscenza profonda, di quasi tutti i paesi del globo, anche per motivi, come dire, di studio e professionali, il valore delle radici è presente in tutte le comunità, in tutte le etnie, nella stessa misura in cui per esempio noi siciliani, cioè, o di Chiaramonte o di altre città, insomma, nutriamo questo valore. Questo anche per capire, come dire, anche rispetto all'atteggiamento di chi, insomma, poi si pone sul fenomeno migratorio dall'altra parte, per dare anche una essenza e un significato alla scelta drammatica, drastica, traumatica di chi taglia le radici, ma perché non valgono nulla le sue radici, oppure perché è talmente drammatica quella condizione che ovviamente induce a rinunciare almeno in quel momento alle radici. Beh, le radici sono, se ne portano dietro anche nella valigia i fortunati che si riescono a portare Terra in dietro tasca. una valigia, esatto, la famosa terra in tasca, perché molti di coloro i quali viaggiano non riescono davvero a portare nulla con sé. Le radici se le portano interiormente. Ho parlato prima degli immigrati che hanno tutti un po' un passato da dimenticare, ma non tutti, perché qualcuno magari vorrebbe ritornare a riappropriarsi delle proprie radici. Un domani magari può essere una condizione, quella sì, transitoria e positiva, riuscendo a conquistare una inclusione e una integrazione, chissà perché no, magari quelle radici se le porterà di nuovo nel suo paese, magari arricchite di altre, arricchite delle radici del paese dove ha vissuto. Forse è un po' come un canto a cui non si può sfuggire, ecco, un canto volendo restare in tema di musica, no? E partendo dalla musica, appunto, di questo nonno barbiere musicista che mi ha riportato qui, e poi del pianista della Siria e del Venezuela. Quindi sì, il pianista è andato via dal suo paese, il suo paese era in guerra, le radici se le porterà, chissà che un domani le radici non le reinnesti di nuovo in Siria. Il Venezuela, chissà, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda i vari movimenti migratori, no, non si possono fermare sul mare. Sul mare c'è il dovere di salvare i naufraghi. Si può risolvere questo problema solamente se si riesce a riscoprire quella solidarietà che fino adesso è venuta a mancare, in modo che tutti riescano a conservare, a coltivare le proprie radici e chissà, magari arricchendosi di altre radici, perché come abbiamo detto prima, insomma, la diversità e la differenza può essere solo ricchezza. Bene, grazie a Emanuela Rabito. Domenico, allora chiudiamo così con un tuo pensiero. Io tornerei così all'attualità anche drammatica di questo tempo per cercare di dare come risposta al tema che veniva posto, la traversata dell'uguaglianza, uno spunto di riflessione anche che, se vediamo, ci possa un po' aiutare a indurre quante più persone possibili a superare la diffidenza e quindi a rialimentare la speranza. Parlavamo della tragedia del Foggiano, o può scattare per esempio su questa tragedia una presa di coscienza che cerchi anche di chiamare tutti, anche le persone in teoria più distanti, come dire, alla responsabilità dei propri gesti, dei propri comportamenti, anche di consumatori per esempio, no? Anche di consumatori, come dire, di prodotti che magari noi possiamo anche trovare a buon mercato solo perché c'è una filiera anche criminale, cioè dietro che ce li ha offerti magari sul banco di un supermercato. Ma sì, anche su questo noi siamo impegnati con un progetto presidio sul caporalato che vede diverse diocesi impegnati nei luoghi di frontiera, quindi siamo nella zona di Marina Acate, Scoglitti, presenti con un presidio per le vie, queste trazzere che poi sono delle vie che portano nelle serre in cui la situazione è drammatica. Quindi cerchiamo di fare emergere lo sfruttamento,
le violenze in capo agli uomini, in capo alle donne, in capo alle situazioni dei minori. Ci stanno tanti bambini, tanti ragazzi lì in quelle serre, costrette in un isolamento incredibile. Quando abbiamo denunciato questa cosa, il nostro presidio ha ricevuto un segnale. Con un tentativo, ecco, di bloccare la nostra operatività, ma noi non ci fermiamo. Io ho dichiarato la nostra presenza delle nostre comunità, dei nostri operatori, dei nostri volontari, deve stare in quei luoghi, di periferia, no? Come Papa Francesco ci indica. Ma le periferie sono tante, non per forza molto distanti. Quindi anche su questo l'attenzione a ciascuno di noi. Di evitare che nelle nostre attività ci si possa, ecco, si possa trovare in situazioni di sfruttamento inconsapevole, no? Per equilibrare le logiche del mercato, l'unica possibilità è quella di trattare male e sfruttare le persone. Ecco, questa è un'attenzione, e quindi tutti quei canali, noi qui anche c'è la rappresentante di una nostra cooperativa agricola, questo tentativo di contrastare la capacità, la potenza dei mercati globali col piccolo, quindi riuscendo a mettere delle produzioni che legano la stagionalità, che consentono alle famiglie di gustare di nuovo i prodotti direttamente presi in azienda o portati a domicilio. Non saranno perfetti come quelli che troviamo nei supermercati o nei punti vendita, ma hanno quella bellezza che vengono prodotti da persone che lavorano onestamente con un contratto di lavoro, che seguono la stagionalità e che in qualche modo stanno portando avanti un modello di sviluppo di economia civile che è possibile, e quindi tante famiglie aderiscono a queste possibilità. E quindi l'attenzione anche al consumo è certamente determinante. Bene, papà e il nonno sarebbero felici, insomma. Bene, grazie, grazie a tutti per l'attenzione prestata, buonasera.